attimo meno c'è Enrica, poi buonasera. C'è Serena con un nuovo taglio di capelli, molto bello, sì. Molto carino. Poi da quest'altra parte abbiamo Cristina e poi Benedetta. E non mancano i nostri. Volevi la Pozzuoli. La Pozzuoli. Che ti ricorda? Eh? Che ti ricorda Pozzuoli come provenienza di? Sofia Loren. Certo, infatti diceva della grande Sofia. È supervisor in una società di telecomunicazioni, sposata con Rosario e Rosaria. Scopa. E ha due figli. Chi è? Dicevo Carlo Conti. Va bene, va bene. Applauso perché è una sorella fantastica. E che difetti ha? Lei. Che difetti? È di coccio. Sentiamo la guardia del corpo. Terna in acciaio. Donatella, ben arrivata. Ciao, a Donatella Carlo, Binelli. Ciao a tutti. Giovanissima, appena 19 anni. Sì. Vieni da Antignano. Antignano, un piccolo paesino in provincia di Asti, in mezzo alle colline. C'è anche Antignano di Livorno. Di Livorno, sì. Tu invece vieni lì. Siete 1000 più o meno. Più o meno 1000, compreso il mio cane, sì. E è iscritta al primo anno dell'Università di Genova, traduttori interpreti. Che bevi che ti passa. Infatti, un'università del success ha dimostrato che questo è un semplice luogo comune senza fondamenti. Ha effettuato una ricerca su un gruppo di persone, dei grandi bevitori, e tutti hanno dimostrato che ricordavano in modo molto più intenso e forte ciò che era accaduto prima della bevuta, mentre quello che era successo dopo era rimasto così, vago. Monaco di Baviera dista dall'Italia poco più di 100 km. Vero. È vero. Si comuni nei prossimi mesi un robot simile a Wall-E, il celebre robottino protagonista del film appunto omonimo, passerà di porta in porta a raccogliere i rifiuti. Il robot si chiama Dustbot, lo si chiama, e viene a raccogliere appunto i rifiuti proprio nella sua pancia. Il robot fa parte di un progetto europeo sviluppato dalla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. Ma bellissimo, no? Dal famoso chitarrista rock americano, tra l'altro anche di origine italiana perché il padre era un ingegnere chimico siciliano. Inoltre a Frank Zappa è intitolato anche un parco del comune di Grotta Minarda, scusate, in provincia di Avellino. Sempre in Campania, quindi c'è anche... Punto il dito contro Sabatino, che sto... Sì. Ed eccoci tornati con l'eredità, con Enrica e con la scossa. Sentiamo qual è l'argomento di questa sera, di cosa dobbiamo parlare. Questa sera parliamo di storie d'amore. Ah, che meraviglia. Ti piace questo argomento? Sei romantica, sì. Tu, Enrica? Abbastanza. Abbastanza romantica. Allora, secondo una Casablanca, Ghost, Romeo e Giulietta, West Side Story, Titanic, Anna Karenina, Cime tempestose, Love Story. Qua? Eh sì, infatti al terzo posto il Colossal del 1939 di Victor Fleming. Muoiono i due mariti di Rossella e alla fine lei perde anche l'unico uomo che ha mai veramente amato. Un vaso. Donatella? Un cappello. Sergio? In the news today, from a strange and weird fact find, singer Michael Jackson sleeps in an oxygen chamber. Insieme a Dario Fo e Enzo Iannacci scrisse nel 65 una canzone che si chiamava Veronica, che fu interpretata dallo stesso Iannacci. Era Sandro Ciotti. Vabbè, certo. Lei mi corregga sempre se sbaglio. Non posso, solo alla fine. Dopo magari. Che lei ha... Intanto cerca di capire qual è, certo, la durata di queste singole cose. Poi Mif Sud, lo dico qui tra noi a quattro occhi, non l'ho mai sentito nominare. Però per fare un record mondiale penso che si sia trattenuto un pochino, insomma. Diciamo che la lettura dell'infinito mi pare un po' breve.
Devono cercare di non mettere mai in imbarazzo l'interlocutore con domande private o personali. Donatella 80.000, Rosaria, a te la scelta della prossima casella. In realtà è probabile che provenga dallo stesso quartiere, quindi poteva difenderlo in queste situazioni. L'ha messo bene Bud Spencer, hanno frequentato anche la stessa scuola elementare e appunto anche Bud Spencer è nato a Napoli come De Crescenzo. Rosaria 20.000, Donatella 100.000, ma Donatella adesso ha l'opportunità. Hai avuto questo ripensamento? L'emozione. Dai, colpo di scelto. Non so perché dico rose gialle. Dunque, c'è un vero e proprio galateo dei fiori. E ci sono dei, chiamiamolo così, dei trucchi che servono per non offendere la sensibilità degli ospiti e dei vari diplomatici che sono ospiti appunto del presidente americano alla Casa Bianca a cena o a pranzo. Generali, è bene non usare il giallo, la risposta è esatta, non ci devono essere rose gialle. E finisce la nuova campionessa dopo una rocambolesca gara è Rosaria. Prima però di giocare con lei vi do la risposta alla... quadro. Nessuno è arrivato a questo punto, che da casa è più facile. Quindi beh, qui ci sono tanti elementi, la tensione, sì. Che commentano le posizioni e i posti e il posto in classifica. Sono in classifica e al primo posto. E Ugo Pagliai, non te lo puoi ricordare perché eri troppo piccola, però se ne è parlato molto, spesso, lo stesso con Carla Gravina, bellissima, e Ugo Pagliai si è riparlato di questo. Fu uno sceneggiato indimenticabile che si intitolava Il segno del... In automobile, per esempio nell'automobile, c'è lì il cruscotto con tutte le cose, tutti gli strumenti. Quello si chiama quadro di... o in una nave, in un aereo. Comando? Brava! Si chiama quadro di comando. Quello sceneggiato.